Chi è? Mamma, sono io. Cosima! Che è successo? Ha detto che vuole andare in Argentina. E non gli importa più niente. Col disgraziato. E adesso dov'è? Non lo so, è sul divano. Io ho dormito chiusa a chiave in camera nostra. Cacciare un uomo dal letto non è il migliore modo per tenerselo. Io avrei fatto lo stesso. Dopo averlo preso a schiaffi. Devo parlare con Attilio. Vuoi mettere in mezzo lui, per favore? Tu cerca di stare tranquilla. Io dirò ad Attilio di essere molto discreto. Ok? Non è possibile. Non ci posso credere. Papà, per favore. Per favore cosa? Ma ti rendi conto? Tu stai buttando all'aria la tua vita per una che neanche conosci. Non è che bisogna conoscerla da anni una donna per esserne innamorati. Allora ammettilo, ne sei innamorato? Sì. Non lo so. Però ho bisogno di andare fino in fondo. Sicuramente ho capito che questa non è la vita che voglio. E Cosima? Andavate d'amore d'accordo? Forse troppo d'accordo. E questo è un problema adesso. Senti papà, da quando ho conosciuto Isabella, con Cosima non funziona più. Qualcosa significherà o no? Stai rovinando tutto. No, sto cercando di essere felice. Mi prenderò solo una pausa di qualche mese, in Argentina. E a Matilde? Hai pensato a Matilde? Verrà con me, mia figlia sta dove sto io. Allora, non te ne vai per qualche mese? Papà, ho bisogno di fare chiarezza. Io qui non ci sto più bene. Ma tu pensi che sia facile ricominciare tutto da capo, dall'altra parte del mondo? E lo studio qui? Ma lo studio è lanciatissimo, lo sai benissimo. Sei sempre tu che hai aiutato me, non il contrario, su. Non è così. In ogni caso, che cosa pensi di fare a Buenos Aires? Ma non lo so, cercherò di entrare nell'ufficio legale di qualche banca italiana, non lo so, poi vedremo, dai. Sì? Avvocato, il dottor Chillemi deve andare via. Sì, un momento solo, per favore. C'è un cliente che sta aspettando un quarto d'ora, scusami. Come vuoi. Papà. Senti, io ho preso una decisione difficile. Devi stare dalla mia parte, aiutami. Difficile? L'hai presa in 2 ore. Ma certo che sto dalla tua parte. Cosa credi? Tu sei sempre mio figlio, Nicola. Mio figlio. Grazie, è stato veramente molto utile. Grazie davvero, veramente. Ah, dottoressa Calangida? Sì. Può passare da me un momento, per favore? 5 minuti sono da lei. Grazie. Attilio, ci ha parlato? Sì, ho cercato di farlo ragionare, ma... È irremovibile. Ha deciso di partire e partire. Ora, se vuoi, io posso ritentare cose, eh? No, lascia perdere. Io non voglio stare con un uomo che pensa ad un'altra. Se vuole andare via, è libero di farlo. Cosima! Eri tu che tenevi chiusa la porta dell'archivio? Ci conosciamo? Sono Ugo Bianchi. Non ti ricordi? Abbiamo preso qualche caffè insieme e ti ho anche corteggiato un po'. Non dirmi che non te ne sei accorta. Io sono alla cancelleria. E tu sempre con Iotta? Sì, infatti devo andare, scusa. Vai. E magari la prossima volta che salgo all'archivio ti cerco e ci prendiamo insieme un altro caffè. Avanti! Oh, ecco la nostra dottoressa Calangini. Prego. Allora, dottoressa, visto che lei è di partenza, io ho pensato di affidare il caso dei ragazzi albanesi alla nostra dottoressa Marini. Non ce l'ha bisogno, non parte più. Ah, non parte più?
meno male. Cioè, voglio dire, mi dispiace per lei, ma meno male per noi, perché noi qua siamo oberati di lavoro. E dove doveva andare di bello? A New York. New York? Caspita, quello è il pallino di mia moglie, New York. No, io da europeo preferisco Parigi, però poi gira rigira, da qua non ci muoviamo mai. Beh, certo, gli uomini sono speciali nel rendere felici le loro mogli, no? Io la sento un poco polemica, signorina. Poco polemica? No. Molto polemica, anche con lei. Che con la sua aria da capo, sfavizzare come un sultano. Da me, la Marini, la cancelliera, tutte attente a se fuma, se non fuma, se prende un caffè, se ne prende troppi, che cosa fa? Cosime, andiamo, il giudice oggi ha molto da fare, vero? Ah, perché è soltanto lui che lavora? Perché noi non contiamo niente, no? No, guardi, signorina, lei conta moltissimo e del resto lo sa. Sì, sì, infatti. Andiamo. Cosime, giudice, io da lei passo dopo. Sì, è meglio, è meglio. Grazie, grazie. Anche perché io sempre qua sto. Certo. New York, Parigi o Londra, sempre qua sto. Col bello e col cattivo tempo. Così pazzo. Cosa c'entra essere così aggressivi con Iotta perché sei in crisi con Nicola? Non me lo nominare nemmeno quel verme. Non vuole prendersi le sue responsabilità. Ha detto che quella non c'entra niente, che la nostra storia era già finita. Beh, io non baderei tanto a quello che dice, piuttosto a quello che fa. Se vuole andare in Argentina... L'ha detto anche ad Attilio. Allora, o si tratta di un grande amore, cosa di cui dubito, data la brevità dei tempi, oppure vuole cambiare aria. E allora tu dai ragione a lui. È colpa mia. Me ne sarei accorto o no se le cose andavano male tra di noi? Cosimo, sei stata tu a dirmi che ultimamente Nicola pensava solo al lavoro. Ciao. Alissa, ma che sta succedendo? Si vede così tanto che le cose non vanno bene. Sì. Ieri tuo figlio era allegro come una Pasqua, stamattina è uscito con gli occhi rossi. Nicola c'ha la faccia da funerale, tuo marito stava cadendo dalle scale. Ma che c'avete? Che sta succedendo? Sei il solito impiccione. Io non sono impiccione. A me mi dispiace per voi. Mi dispiace vedervi così. Qual fa la butta di Nicola? Vuole lasciare la mia Cosima. E a me mi tocca pure stare zitta. Mentre vorrei strozzarle con le mie mani. Hai ragione. Mario! A che ora passa il postino? Alle 10 passa, sono ancora alle 9. Sai che faccio? Aspetto qui. E quando arrivo gli chiedo se sono a lettera dalla C. No. Invece tu adesso sai che fai? Ti vai a vestire elegante. Quando arrivi il postino ti vedi. Quello l'ho capito. Allora alle 10 arriva, vabbè. Ma non è che c'è di mezzo quella ragazza argentina? Immaginavo. Mi raccomando, Mario, tu non sai niente. Certo. Soprattutto con Cosima. Tranquilla, sarà una tomba. Grazie. Ciao. Ma già, mi dispiace, perché stasera sembrava una famiglia modello, invece. Questo coso qua non passa. Ciao. Buongiorno Cosima, hanno detto le maestre che sono state bravissime. Bene. Quando vieni a trovarci, Clara? Domani, è vero, Matilde? Sì, certo. Bene. Grazie, Alessandro. Ciao, ci vediamo. Ciao. Ciao. Sali, che ti devo dire una cosa importante. Perché non andate più a New York? Perché non è il momento adatto. Però te ne parlerà anche papà. Sono tornate le nuvole. Sì. Però ricordati una cosa, che il tuo papà ti vuole un mondo di bene, e anch'io. E che nessuna nuvola ti potrà portare via il nostro affetto. Capito? Sì. Ciao, Shanghai. Matilde, è arrivata la lettera dalla Cina. Posso fermarmi qua? Sì, dagli a me questi. Ora te lo traduco. Qui c'è scritto, caro Anli. Anli sono io, però voi mi chiamate Shanghai. Che
ci fai qui a quest'ora? Volevo vedere Matilde, le devo parlare. Se è per dirle che non partiamo più, ci ho già pensato io. Che cos'altro le hai detto? Nient'altro. Non sono una stronza che si rifà su una bambina. Vabbè, con te non si può parlare. Certo, perché adesso è colpa mia. Beh, diciamo che io non ti voglio più vedere. Non ti posso più vedere. O pretendevi che stessi calma mentre tu scalpiti dietro a quell'altra? Cosima, spiegami a che serve discutere così. Ad allontanare l'ulcera, almeno fino a quando non parti. Perché tanto parti, no? Certo che parto. E so che capirai. Matilde viene con me. Ti porti via Matilde? Certo, è mia figlia. È giusto che sia con me. Per questo le devo parlare. Ma Matilde qua ha i suoi amici, la scuola. Lo so. Però non posso lasciarla. Comunque poi Buenos Aires è piena di italiani. Matilde è una bambina sveglia, in gamba, imparerà presto lo spagnolo. Certo. Bravo, complimenti. Avevi già organizzato tutto. Se tu pensi che io sia buona e calma mentre tu organizzi il tuo viaggio, ti sbagli di grosso. Adesso vai a prendere la tua roba e quella è la porta. Visto che in questi giorni mi devo svegliare presto, ho pensato di stare un po' dal nonno. Di' la verità. Hai litigato di brutto con Cosima. Vieni qua. Vieni, siediti qui. Beh, non è proprio litigio. È che le cose tra me e Cosima non sono più le stesse. Lei è una persona straordinaria, però le nostre strade si dividono. Questo vai a stare dal nonno? Sì, solo per qualche giorno. Perché poi io e te partiamo. Partire per dove? Andiamo in Argentina, che è un paese bellissimo. Devo guardare sull'enciclopedia che mi ha regalato zia Lisa. Ma mi sa che è lontanissimo. Sono 10 ore d'aereo. Proveremo a trovare il nonno e Cosima tutte le volte che vorrai. E poi faremo le vacanze in Italia. Perché andiamo proprio lì? Perché? Perché i bambini ti incastrano sempre con i loro perché. Senti Matilde, intanto io e te andiamo a Buenos Aires per qualche mese. Se poi per qualsiasi motivo non ci troviamo bene, ci torniamo in Italia, va bene? Ma adesso io dove dormo? Giù con te o su con Cosima? Su con Cosima, che ti vuole un mondo di bene. Anch'io le voglio bene, ma tu sei il mio papà. Signora Serafina, sono Mario. Buttando via tutta questa roba ce ne abbiamo di spazio. Ci serve come il pane. Le stanze sono troppo piccole. Invece questa, la sala comune, sarà perfetta. Se riusciamo a sistemarla però. Cioè, mi sembra che i lavori non finiscano mai. Quando riusciremo a traslocare? Come dice Amina, ci vuole fiducia. Giovanna! Mia cara amica Lizza. E non fiducia. Chiamami come ti pare. Ti voglio bene e sono molto orgogliosa di te. Ma perché non ci sediamo? Così io lascio il mio girello e ci beviamo il buonissimo tè che sa fare Amina. Grazie. Grazie. Giovanni e io stiamo lavorando come matte alle nuove sedi di Casa e Avicenna. Sta diventando proprio bella, sai. Sì, ma che fatica. Di questo passo non traslocheremo mai. Appena possibile ti porteremo a vederla. Ma non sarà pericoloso. E se la vede il marito?
marito? Secondo me ci pensa ancora al marito. E ogni tanto le manca anche. Ma sono sicura che con lui non tornerebbe mai più. Perciò bisogna che stia attenta. Per fortuna il marito conosce solo il vecchio indirizzo di casa Vicenna. Quello nuovo non lo sa, e neanche questo. Io glielo dico di non uscire, ma lei ha voglia di girare. Fin troppo, secondo me. Sta cominciando anche a farsi degli amici. Lo credo. Dopo 3 anni chiusi in casa è come in prigione. Si è fatta fotografare anche vicino al Colosseo. Fagliela vedere a Nina la foto, su. Io mandare a mia madre. Roma è tanto bellissima. Brava. Scusate, devo correre a casa. Casa Vicenna? Magari, a casa mia. Allora, tutto pronto? La lasagna è nel forno. Quando suona, fra 20 minuti, è pronto. Poi c'è il polpettone, l'insalata e un po' di frutta. Ma perché stai uscendo? Visto che tu, figlio, è qui, io mi sistemo su da Cosima. Alissa, per favore, non scendere sul sentiero di guerra. Nicola ha diritto a stare da suo padre. Puoi essere sincera, tu, figlio, vorrei strozzarlo. Ma siccome ho giurato a mia figlia, io devo stare zitta. Comunque, me lo vale per un altro motivo. Quale? Sentiamo. Vuoi evitare a Cosme di trovarselo davanti quando lei vuole scendere a vedermi? Vuol dire che me ne vado in albergo? No. Almeno finché non parti tu resti qui. In quanto a te, io? Niente. Ho promesso di farmi i fatti miei, ma il cielo sa quanto mi costa. Vieni, vieni, mangiamo. Mi dispiace. Ma di che? Le passerà. Le passerà. Dove stai andando? Su da Cosima. Oh, ho saputo. Dice che Nicola va in Argentina, si porta la bambina. Com'è possibile che tu sai tutto prima di me? Io così involontariamente ho sentito qui sulle scale. Oh. Le scale è il mio territorio. Poi sai, io non mi impiccio. Sì, sì, non ti impicci. Allora, ti accompagno, eh. Stavo andando dalla signora La Spina, questa sai che fa? Mi chiama tutte le volte che rompo il frigorifero. Ma se ne compro uno nuovo? Mi ha chiamato almeno 7 volte. 7 volte mi ha chiamato. Un frigorifero, compro almeno uno nuovo, no? Senti, che faccio? Domani mattina mando Shanghai da Matilde? Forse meglio mando io Matilde da Shanghai. Non credi che Cosimo vuole troppa gente per casa. Vabbè, ciao. Puoi sistemarti nello studio? Oppure se vuoi c'è anche camera nostra, mia, insomma. Lo studio va benissimo. Mamma, io prendo un sonnifero e spero di dormire un po'. Ma certo, siccome sono qui, domattina ti preparo una colazione di quale Dio una volta. Grazie. È un momento difficile, lo so, ma anche questo passerà. Mamma, per favore. Va bene, sto zitta. Zitta con te, zitta con lui, zitta con tutti. Oh, lo faccio io il letto. La città dove vado si chiama Buenos Aires. La vedi? Eccola qui. Dovresti fare anche un cioccolato su Shanghai, dove sta mio padre. E anche su Roma, dove stai tu? Volevo che stavamo tutti vicini, ma invece tu stai da una parte e mio papà dall'altra. Ma io ti posso scrivere. Lo sai, ho imparato a scrivere anche con il computer. Si chiama Mail. È un po' difficile, ma va velocissima. Ricevere la posta è un piacere, ma se ci vediamo è un'altra cosa.
Cosima! Ciao! Ciao! E ti posso offrire un caffè? Sì, va, visto che non ho chiuso occhio, sennò mi addormento e addio lavoro. Lo sai cos'è il lavoro per una donna? Cos'è? È meglio di un uomo. Ti mantiene, non ti tradisce, ti lascia soddisfatta. Altro che amanti, altro che mariti. Forse non hai trovato gli uomini giusti. Il caffè lo vuoi al bar o alla macchinetta? Buongiorno. Buongiorno. Come va? Benissimo. Non si dorme, non si mangia, benissimo. Ugo proponeva un caffè, ti va? Perché no? Ma no, Giovanna, inutile impiegare il camioncino se noi non sappiamo quando possiamo fare il trasloco. Va bene. Ciao, 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 Giovanna. Alisa, che fortuna. Tu avere 5 minuti per me. Se per dirmi che non vai d'accordo con Sabrina, io ho già detto a lei, da questo orecchio non ci sento. Sabrina non è molto gentile con me, ma quando lei ruggire come una leonessa, io scappare più veloce di una gazzella. Questo è un vecchio proverbio nigeriano. Lo diceva sempre Fatma. Se io urlavo troppo, lei andava nell'altra stanza. E così non potevo arrabbiarmi con nessuno. Visto che hai parlato di Fatma, io vorrei farti vedere una cosa. Queste sono le orecchine disegnate lei. Questi non sono fatti dell'artigiano, ma fatto io. Tu? Sì. Io sono sempre stata brava a lavorare con le mani e visto che io vorrei dimostrarti di poter fare qualcosa di buono, io provare e riprovare e piano piano sono riuscita a finirli. Brava! Sei messa d'impegno, hanno fatto una cosa bellissima. Sabrina, sono bellissimi, vero? Sì, sono molto belli. Questi li mettiamo in vendita al doppio di prima. I gioielli disegnati da Fatma sono molto richiesti, quindi facciamoceli pagare cari. Pensa tu. Io, in questo momento, ho la testa da un'altra parte. Stai sempre dietro a casa Vicenna? Casa Vicenna non c'entra. Invece casa mia c'entra. E come? Avanti. Vabbè, ci sentiamo più tardi. Ciao, ciao, ciao. Anche se continua a sperare che tu ci ripensi, credo che la cosa più saggia sia prendere atto della realtà. Nicola, io ho paura che tu rovini tutto, anche la tua professione. E così ho pensato... Cos'è? Una mente allo studio legale Nunez, José Felipe. Caro Attilio, come ti ho detto al telefono, penso che non ci dovrebbero essere problemi per tuo figlio qui a Buenos Aires. Al mio studio si lavora tanto col diritto internazionale. Un bravo avvocato come Nicola ci potrebbe dare una mano. Ho anche parlato con l'avvocato Giulio Alvarez. È un collega che ho conosciuto qui a Roma. Era venuto a un corso di diritto internazionale. Gli ho mandato una scheda su di te. Grazie. Nicola, tu sei mio figlio. Io non posso non aiutarti. Anche se continuo a sperare che ci ripensi. Papà. Ci siamo ritrovati da così poco tempo. Se penso a tutte quelle incomprensioni, gli equivoci che ci hanno tenuto lontano per più di 20 anni. Tu sei la mia speranza, il mio futuro. E continuerò ad esserlo. Me ne vado per un po' dall'Italia, non da te. Andrà tutto bene, su. Ti voglio bene. Fiducia! Dove sei, Fiducia? Fiducia! Amina! Amina, che ci fai qui? Orecchio sentito di lavoro. Mani servono per fare, bocca per chiamare loro. Yalla, yalla! Loro, miei amici, lavorare qui. Lavorare qui?
digni che non abbiamo soldi per pagare nessuno. Che state a fare fuori? Vieni, vieni, venite, venite. Ma, Amina, chi ti ha dato così indirizzo? Signora a telefonare altra casa e loro hanno detto. Benvenuti alla nuova casa a Vicenna. Quando questa casa sarà pronta, potrete venirci quando volete. Ma non possiamo pagare il vostro lavoro. Mio figlio ha fatto mia casa da solo. Allora hai capito, questo non è il lavoro nero. Il grosso è fatto. Senza di voi non ce l'avremmo fatta. Loro fare lavoro e fiducia fare scuola per loro. Una scuola? Proprio qui, in questa sala? Per loro e tutte quelle che ne avranno bisogno. Amina, perché non mi è venuta in mente subito? Brava! Sì, ci sono rimasti 32 euro. Compreremo 20 quaderni e 20 penne. E così facciamo la scuola. E noi portare birre e cadorni di casa? Bene, così ci rimangono sempre 32 euro. Bravi comunque. Bene. Basta con sta palla, dai, vatti a fare i compiti. Ti ho detto 100.000 volte di non giocare a pallone qua, va bene? Scusa, avvocato. Stai attento, che se lo prendi in un occhio può perdere la vista, può perdere. La vista, Mario, adesso. Mia moglie è tornata. L'ultimo piano, da Cosima. Ti preoccupare tu. Però non si gioca qui col pallone. Oggi prevedo tempesta all'ultimo piano. Vieni. Ciao. Disturbo? No, Attilio, vieni. Senti, volevo dirti, io ti voglio bene, quindi non voglio che quello che ha fatto Nicola interferisca sui nostri rapporti. Bene, sono contento di sentirtelo dire, perché non hai idea di quanto questa storia... Lo so. Ciao, nonno. Oh, ciao, piccola. Devo scendere perché devo andare al cinema con la mamma di Clara. Ciao. Ciao. Aspetta un attimo, ti do 10 euro così vi comprate dei popcorn o un gelato con la tua amichetta. Grazie, nonno, ti voglio bene. Anch'io. Ciao. 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 Senti, Cosima, dovrei dirti una cosa. Che cosa? Che ho raccomandato Nicola a un mio amico avvocato di Buenos Aires. Per fare che? Perché lo aiuti ad inserirsi nell'ambiente professionale lì. Ah. Ah, bravo. Complimenti. Non solo quel farabutto di tuo figlio mi prende in giro. Ti ci metti pure tu adesso. Ce l'avete tutti con me in questa casa? Pronto? Sì. È tuo il telefono, non è il mio. Questo è il mio. Pronto? Qui abbiamo imballato tutto e al casale stanno a buon punto. Io quasi quasi fisserei il camioncino per il trasloco. Cosima, se tu pensi che io possa fare qualcosa contro di te, ti sbagli.
Ma Nicola è pur sempre mio figlio. Attilio, è meglio se te ne vai, altrimenti non rispondo di quello che dico. Va bene. Chiamiamo quella ditta che avevamo già contattato. Sì, se ti facessi dire quando sono disponibili. Ho scritto il numero sull'agenda della scrivania. Per piacere, chiamali tu, che adesso non posso. Va bene, ciao. Ciao. Cosima. Tu non provare a difenderlo. Almeno non fino a quando ci sono io. È meglio se vado. Sì, è meglio. Non sopporto di vedere litigare così. Non è colpa mia se litighiamo. Cosima, devi capire che Attilio è un padre. Lo vedi? Mi dà ragione anche lei. Io invece ti do torto. Io sto solo dicendo che è un genitore. Infatti tu sei il mio genitore, quindi devi difendere me. Alissa, andiamo. Cosima non vuol capire. Neanche per sogno. Vuoi restare con mia figlia. È meglio se te ne vai. Io comincio a scendere. Oh, piccolo. Che c'è? Di sotto ho incontrato papà. Stava parlando con la mamma di Clara. E gli ha detto che non posso andare al cinema perché dobbiamo fare le valigie. Partiamo domattina. Bene. Cosima! Cosima! Vieni, vieni, piccola. Vieni da nonnino. Ah, quante ne combinano sti grandi. Però ricordati che nonno è sempre chi che ti aspetta. Grazie, nonno. Alissa, vogliamo ragionare? Sono venuto solo a prendere le pantofole e la copertoia. C'è poco da ragionare con te. Nessuno mi può rimproverare nulla. Io sì. Se Nicola vuole fare le sue scelte, che la faccia. Ma tu non dovevi aiutarlo a sistemarsi in Argentina. Io non lo lascio solo, mio figlio. E io non lascio solo la mia. Buonanotte. Buonanotte. E buon riposo. Pure oggi non piove, eh? Sono 3 mesi che non piove. Sarà sto buco dell'ozono. Chi è sto buco dell'ozono? Boh, c'è un po' all'HP. Dai, sbrighiamoci, che dobbiamo essere all'aeroporto 2 ore prima. Papà, ti raccomando Cosima, eh? Sì, e io ti raccomando Matilde. Lo so che... Vabbè. Le solite raccomandazioni inutili per nascondere l'amarezza di una partenza. Andiamo, se no facciamo tardi. Allora, siamo intesi. Almeno 2 volte a settimana chiami nonno. Anche a me. Mi scriverò anche col computer, come mi ha insegnato Cosima. Infatti sei diventata bravissima adesso. Adesso però devi andare. Non ti scordare il violino, eh? Secondo te me lo scordo? Beh, una volta sei andata a lezione solo con la custodia. Vai, controlla. Grazie! A me niente? L'ho comprato in un negozio che mi ha consigliato la tua insegnante. Volevamo regalartelo per il compleanno, però poi alla fine abbiamo pensato di anticipare un po' le cose. Grazie. Andiamo, forza. L'hai già salutato, papà? Non occorre. Io e lui ci siamo già detti tutto. Allora io vado. Andiamo. Ciao.
Ciao, piccola. Ciao. Dammi un bacio. Ehi. Non potevo partire senza salutarti. Non ce n'è bisogno. Cosima, mi dispiace, davvero. Buon viaggio. Quella a Buenos Aires. E chi lo sa, papà dice che se non mi piace possiamo tornare. Allora speriamo che sia una città brutta. Matilde, andiamo. Vabbè, buon viaggio. Grazie, Mai. Ciao, bella. Ehi, dai, forza, datevi un bacio. Un bacio? Meglio se te lo do io, altrimenti perdiamo l'aereo. Ciao, avvocato. Ciao, Shanghai. Fai il bravo, eh? Ciao, Shanghai. Ciao. Mario? Mario, ci sei? Mi senti? Che c'è, cosa? Ma dimmi. Puoi venire su, per favore? Che cosa? Vieni su e porta un cacciavite. Il cacciavite? Vabbè, vabbè. Dai, Shanghai. Oh, vieni, entriamo. Sta a fare i compiti, dai. Vabbè. L'Argentina non è tanto lontano come la Cina. Ti sta per muro per cambiare la targhetta. Mi chiamo Calangida, io no? Questa è casa mia. Che c'entra Argenzi prima del mio nome? L'ordine alfabetico A viene prima della C. Anche se si chiamava Zuzzeri l'avrei messo prima del mio nome, perché ero innamorata pazza e stupida. Ecco qua. Allora, fatto. Calangida, pronto, ti piace? Questo campanello suonerà tantissimo. Attenta, Cosima. Attenta perché? Io voglio smettere di piangere, voglio smettere di soffrire. Poi questo palazzo è un mortorio. Bisogna risvegliarlo un po'. Cosima? Era venuta a cercarti di sopra. Finisco di mettere il nome sulla cassetta della posta e fatto. Vorrei sapere se stasera, insomma, se ti andava di mangiare un boccone con noi. Attilio ci ha invitato tutte e due. Mamma, io con Attilio non ci parlo. Neanche ad Attilio piace quello che ha fatto Nicola. Ma è suo figlio. È naturale che... È naturale che io ce l'abbia con lui. Può essere irrazionale, ma è naturale. Allora, che fai stasera? Mamma, io ho quasi 30 anni. Non lo so che cosa faccio stasera. Comunque, anche se lo sapessi, magari non te lo direi. Sbagli a trattare male chi ti vuole bene. Io ho voglia di sbagliare. Ho voglia di fare nuove esperienze. Ho voglia di non essere più quella ragazzina brava e buona tutta casa e lavoro. Vabbè, comunque, se vuoi darmi una mano, vieni con me. Così, nell'angolo? Sì. Tutte le donne separate cambiano posizione a letto, lo sapevi? Per vedere il mondo sotto una nuova prospettiva. Una prospettiva nuova per me. Per la mia vita. Perché non mi accompagni a casa a Vicenna? Con il trasloco c'è tanto da fare e magari ti può far bene pensare ad altro. Mamma, io voglio pensare a me stessa. Questa volta solo a me stessa. Mario!
Che c'è? Tu dici che Matilda ritorna presto. Lo so io, che ne so io. Io non ci conterei molto, però. Non è mica giusto che i grandi decidano dove dobbiamo stare noi bambini. Mica siamo pacchi. C'hai ragione tu, ma il mondo va così, hai capito? È un'altra lettera di papà? Ma questa, no, questa è una pubblicità. Senti qua, Shanghai. Allora, io lo so che tu aspetti la lettera da papà, però dobbiamo aspettare. Ci vogliono almeno 3 settimane, perché tu gli scrivi la lettera a lui. Lui poi te la rimanda, ci vogliono 3 settimane, 4 settimane. Cioè. Ma quanto tempo, però? Che sono il ministro delle poste, io. Senti, a proposito, il ministro delle poste mi ha mandato questa lettera. Questa viene dalla scuola, è indirizzata a me. Che cosa vogliono? Sai qualcosa, tu? No. Senti, Giovanotto, che cosa hai combinato? Sono innocente, sceriffo Mario Ficuzza. Mi prendi in giro? Vabbè, io vado alla scuola e controllo. Vabbè, vediamo se sei innocente. Non so niente. Oh, dove è questo? Senta, scusi, ho appuntamento con la presa. Sì, appunto al corridoio. Signora direttrice, io, qui c'è scritto, io non sono abituato, però qua c'è scritto il padre o chi ne fa le veci? Chi ne fa le veci sono io, perché il bambino ce l'ho in affido e faccio le veci del padre. Immagino il bambino le abbia spiegato il motivo della convocazione. Della convocazione? No, no, signora direttrice, non mi ha detto niente. Ah no? Non ne sa nulla? Allora venga. Dove? Venga qua. Vede quella finestra laggiù? Sì, signora direttrice, la vedo. E nel corridoio della mensa? L'ha sfondata con una pallonata. In 1000 pezzi. E siamo sicuri che è stato lui? È stato lui, è stato lui. E per fortuna che non si è fatto male nessuno. La maestra era stata categorica di non giocare con la palla nei corridoi della scuola. Posso sedere? Lo so, purtroppo. Sono bambini. Però se lei mi accompagna da lui, io lo rimprovero personalmente. Gliene dico 4. Stanno mangiando. Un minuto. Assaggiate, bambini. Oggi si mangia il cibo africano e vedrete che vi piacerà, anche se diverso dalla solita fettina col purè. Ma di preciso che cos'è? Polpettine d'agnello con lenticchie. Dimmi. Sarebbe abbacchio. Quasi, ma è cotto in un altro modo. E poi, la prossima settimana, un giorno si mangerà anche cinese. Davvero? Davvero. E vi daranno pure le bacchettine, così voi mostrerete ai vostri compagni come si usano. Dai, su, mangiate. Buongiorno, direttrice. Buongiorno, direttrice. Buongiorno. Come va? L'idea del menù etnico è bellissima, ma si tratta di convincere bambini. Ma sono bravi. Shanghai. Si chiama Anneli, io lo chiamo Shanghai. Ah. Noi due poi facciamo i conti. Non cresce mai, eh? Prima l'avvocato Argenzo lo stava accecando con una pallonata, ora hai rotto il vetro e devo pagare 1000 euro. Esagerato. Esagerato. Io giocavo perché la leggo per la lettera di papà. Non l'ho fatto apposta. Ma tu quando sei allegro rompi i vetri. Tu, quando non ci sono io, non devi giocare a palla. Io però devo allenarmi, sono attaccante della squadra di Don Eugenio. Te faccio io il personal trainer, no? Mario, sono preoccupato. Perché? Hai sentito cosa ha detto la maestra? La settimana prossima devo mostrare ai miei compagni come si mangia con le bacchette. E io non le so usare. Sono abituato con la forchetta. Ma che ci vuole? Tu sei cinese, voi cinesi ce l'avete dentro di voi, capito? Siete nati con le bacchette voi. Ti viene facile. Ti alleni, non ti devi preoccupare, forza, dai. Ma non ce la faccio. Ma cammina, dai, non ti preoccupare. Voi siete nati con le bacchette in mano. La macchina dov'è? Qua. Dai, sali.
Sono qui. Scusa per il ritardo. Figurati. Come va a casa? Lascia perdere. Piuttosto, da dove comincio? Da dove cominci? Giovanna! Alizza! Amina, che ci fai qui? Loro venuti per scuola. Loro chi? Cercheremo di iniziare il prima possibile. Però adesso ci dovete dare il vostro nome e la vostra nazionalità. Come ti chiami tu? Samba Lum, Senegal. Parak Haisam, Egitto. Dreda Mel, Morocco. Tahastoglu, Eritrea. Migiste Hagos, Ethiopia. Samah Hawad, Tunisi. Almaz Dres, Ethiopia. Jemane Gebre, Eritrea. Abdallah Isa, Sudan. Malika Dambaje, Sri Lanka. Paul Isogo, Nigeria. Calcolando il suo fratello, la sua sorella e il marito di lei, in tutto saranno una quindicina di persone. E almeno due insegnanti, non puoi fare mica tutto tu. Ci aiuterà Francesco, il fidanzato di Sabrina. Fai il supplente e mi farò dire di sì. Dobbiamo andare. Noi possiamo andare con l'autobus. Tu invece vieni con me. Sì, fiducia. Alizza. Che ti è arrivata. Salutami la signora. È bella casa vicenne, ancora più bella mia vita. Io posso lavorare, decidere. Io sono libertà. Tu vuoi dire che sei libera, ma anche libertà rende benissimo l'idea. Adesso vai. Grazie, Alizza. Ciao, Amina. Ciao. Oh, signora, non c'era bisogno che venisse a prendermi. È un piacere. E poi tu sei l'unico uomo che non voglio picchiare. Dopo questa dichiarazione ci andiamo insieme. Certo. Ho ancora alcune faccende da sistemare giù in paese. Ci devo tornare. Ma voglio che tu sappia che io ci sono. Sei ancora da fare in Calabria, perché sei qui? Per vederti. Domattina alle 8 ho un treno che mi riporta giù. E tu per portarmi a cena ti fai 12 ore di treno tra andata e ritorno. Per te farei anche di più. Capisco perché la mamma si è innamorata di te. Anche tu ti innamorerai di nuovo. Non pensare più a Nicola, non ti merita. Io non voglio innamorarmi più. Lo dici adesso. Va, possiamo cambiare argomento. Almeno non ci roviniamo questa bella serata. Allora, cosa vuoi fare? Io un'idea ce l'avrei. Quale? Quando ero piccola invidiavo sempre le mie amiche che si addormentavano tra le braccia del loro papà. Vuoi farmi ripiangere tutto quello che mi sono perso? Adesso dormo così poco, così male. Questo.
Hai capito cosa, ma l'ha detto e l'ha fatto. Andiamoci a sto caffè e poi cominciamo. Dania, aspettate, aspettate. Prima un regalo per Dania e anche per Yorick. Strappa, strappa tutto. No. Una macchina fotografica. Così potete fare tante foto per i vostri genitori. Su, Dania, mettili davanti torta. Aspetta, aspetta, Yorick. Meglio se vi ci mettete tutte e due e vi fotografo io, dai. Allora con Cosimo. Vai. Pronti? Cheese? Un'altra? Perfetto. Dai, forza, forza, che sennò le candeline. Spegni, spegni, spegni. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Dania. Tanti auguri a te. Buongiorno. Buongiorno. Sei tu la festeggiata? Sì, sono io. Tanti auguri. Grazie. Buongiorno Cosima. Buongiorno. Sono qui per ritirare dei documenti. Bene, ci mangiamo una bella fetta di torta e poi mi accompagni in ufficio. Va bene. Dai ragazzi, forza per piatto. Ok. Dai, dai, dai. Vado. Vai. Vado. Forza, forza. E là. Anche se lavoriamo nello stesso posto ci vediamo così poco. È un peccato. L'altro giorno hai detto di avermi corteggiata. Ti piace ancora? Secondo te perché sono passata alla casa famiglia? Mi piacerebbe invitarti a cena, combinare un cinema, magari una passeggiata. Non sono il tipo. Perché, scusa, non ti va un po' di compagnia? Guarda che le ragazze si divertono molto con me. Fanno bene a divertirsi. Niente corteggiamenti, niente sentimentalismi, niente balle sull'amore. Se si deve fare sesso si fa. E basta, senza complicazioni, no? Ormai manca poco all'inaugurazione. Verranno l'assessore e il giudice Iotta. Sì, ma abbiamo ancora un sacco di cose da sistemare. Non preoccuparti, sta arrivando la Mina. Vieni a darci una mano. Oggi è il suo giorno libero. Per prendermi in giro, continuo a chiamarmi Fiducia. È un'altra persona da quando è scappata la prima volta dal marito. Sì, ma avrà trovato traffico. Ciao, don Eugenio. Dimmi. Non è possibile. Presto, in sala operatore, c'è stata una complicazione. Un'emorragia cerebrale. Avvertire il professor Mazzone, presto!
Fatma, sorella mia, fate venire. Ho troppo bisogno di parlarti. Alissa, come fai a pensare che ti lascio da sola in un momento così? Non ce l'ho fatta. Amina non c'è più. Lei che amava così tanto la vita è morta. Suo marito ha detto che è stato un incidente, ma non è vero. Ci sono i testimoni. Amina stava scappando da lui e per questo è finito sotto la macchina. L'ha uccisa lui, è tutto colpa sua. Anche mia. Sai che non è così. Mi chiamava Fiducia. Si faceva consigliare. E io, presuntuosa, credevo di aiutarla a costruirsi una vita migliore. Invece è arrivata una morte terribile. Alissa, ragiona. Tu hai solo cercato di aiutarla a diventare una creatura libera. Aveva solo 26 anni e tanto voglia di sorridere. Non è giusto. Non è giusto. Se vuoi bene ad Amina, non basta piangerla. Devi fare in modo che la sua morte non sia inutile. Devi trasformare il male in un'occasione di bene. No. Non avrò mai più il coraggio di fare nulla. Ho paura di sbagliare, di far pagare ad altri il prezzo che ha pagato lei. Parli così perché sei sconvolta. Ma io ti conosco bene, Alissa. So che non ti rassegnerai. No, non ce la farò. Questa volta non ce la farò. Poverina. Se, dopo la terribile fine di Amina, morta nel tentativo di difendere la propria libertà, abbiamo deciso di non rimandare l'inaugurazione di questa casa e famiglia, e perché siamo convinti che Amina avrebbe voluto così. Lavoreremo per fare di questo luogo un centro accoglienza per donne e bambini in difficoltà. Qualunque sia il colore della loro pelle. Speriamo che non scoppi a piangere. Penso di no. Perché Cosima non arriva? Alissa ci teneva tanto. Abbiamo già organizzato la scuola. Ci sono anche i nostri primi alunni, laggiù, portati proprio da Amina. Quel ragazzo, laureato in lettere e filosofia, è il nostro primo insegnante. Un volontario, come tutti noi. Chiede all'assessore, qui presente, di destinare il prima possibile i fondi pubblici a questo luogo, che abbiamo chiamato la casa di Amina, per ricordare il suo coraggio e il suo desiderio di vivere e amare questo paese. Muore davvero solo chi viene dimenticato. E noi, Amina, non la scorderemo mai. Cosima! Che fortuna questo passaggio, la cancelliera non mi mollava più oggi. Dove andiamo? All'inaugurazione della casa famiglia di mia madre, di corsa. Subito. You ask me
We could fly to paradise on a carpet made of snow. I said, yeah. You asked me if we could dance and sing in a raging storm till we almost drown. Questo sarebbe il posto giusto per fare una sosta. You asked me if we could be together forever like man and wife. Ci siamo fermati per fare che, scusa? Per fare sesso, io e te. Tu sei scemo. Guarda che lo so che piace a te, non c'è bisogno di fare tutto. Ma non mi piaci tu. E tu mi piaci per due. Ma tu sei tutto pazzo, eh? Affanculo, scemo. Ma come? Diceva che le piaceva fare sesso. Sarò io. Abbiamo chiamato questo bambino, di cui non sappiamo niente, Mosè, perché come Mosè è stato salvato dalle acque. Mosè è arrivato in Italia su una carretta del mare che ha preso il largo dalle coste libiche. Probabilmente la mamma non ha fatto in tempo a prendere la stessa barca e il bambino poi è stato salvato da una lancia della Guardia di Finanza. Attualmente è sotto la giurisdizione del Tribunale dei Minori, ma noi speriamo che la madre riesca a ritrovarlo, riprenderlo con sé, prima che venga dichiarato adottabile. Alice ci teneva tanto. Una cosa voglio dire. Fino a quando non si troverà la mamma, noi ci occuperemo di Mosè con tutto il nostro amore. Vero, Alissa? Abbiamo chiesto al giudice Otta di affidarci questo bambino, perché è il simbolo delle nostre future speranze. Ugo Bianchi, con quella faccia. Chi l'avrebbe mai detto? Grazie. Grazie. Io ho dovuto tirare uno schiaffo e mi sono fatta anche un chilometro a piedi, per questo sono arrivata in ritardo. Ho visto che ti sei seduta accanto ad Attilio. Beh sì, la morte di Amina è stato un duro colpo per tutti e quindi mi sembrava stupido prolungare il litigio. Sono contenta. E adesso cosa conti di fare? Con Attilio? Ma no, con te stessa. Adesso voglio togliermi tutti gli sfizi che mi sono vietata prima. Ero una secchiona, non uscivo mai con nessuno. Non mi sembra che nel nostro ambiente ci sia un granché. Non c'è mica soltanto il nostro ambiente, non ci sono mica soltanto i tribunali, le comunità. Sai quante discoteche ci sono a Roma? No. 30. Me l'ha detto un mio amico che fa il DJ e mi ha invitato un sacco di volte e non ci sono mai andata. Non sei mai stata il tipo della nottambula che fa l'alba in discoteca? Nicola non lo è, io lo sono. E quando hai intenzione di cominciare? Stasera. Ragazzi, voglio sentirvi urlare! Tell me what I gotta do. Raising the sea there. Tell me what I gotta do. I won't stay a very long time. What all that happened around me? Well, I was raised in the sea there, where every day's a bad dream. Well, I've got to get away, I've got to get away from here. By the traffic is a chill, freezing down the street. Mi ha dato buca, eh? Stavolta ce l'ho fatta. Guarda, lascio un mixato. Se vai al bar ti raggiungo. Ok. Well, I was raised in the city. And tell me what I gotta do. Giulio mi ha fatto segno che sei suo ospite. Che cosa ti posso offrire? Quello! Well, I'm dead and all the same thing. Where are the conscious ones you see?
Non ho ancora preso la patente. Ma il fegato ce l'hai? E tu che fai? Dai gli alcolici ai minorenni? È maggiorenne, mi ha fatto vedere prima la carta d'identità. Sì, quella di un altro mi ha fatto vedere. Senti, ho fatto 18 anni la settimana scorsa, che vuoi? Tieni. Vai a un bagno. Laggiù. Da oggi in poi se va al bagno con la porta aperta, voglio vedesse la becco, quella che butta sempre le cicche per terra. Ma Aurelia, Cosima, che ci fai qui? Io non pensavo ti piacessero questi posti di pischelli. No, infatti sono venuta a trovare un mio amico DJ. Non sapevo che era così da ragazzini. Ma tu piuttosto? Niente. Di sopra non c'è. Tuo figlio non è più una bambina. E poi Cosima è sempre stata una creatura molto saggia. Prima. Ma adesso è una ragazza infelice. Queste lacrime con Cosima c'entrano solo a metà. La verità è che tu non riesci a dimenticare quello che è successo ad Amina. Io non voglio dimenticare. Lei è morta. E suo marito gira in libertà. Ma lo conosci il rapporto della polizia? È stato un incidente. Per me no. Lei stava scappando da lui. Perciò è come se l'avesse ammazzata con le sue mani. Alissa, tu ti devi distrarre un po'. Sai che facciamo domenica? Andiamo ad Anzio. Ti porto a pranzo nel nostro ristorantino. Non ho la testa per queste cose. E poi, domenica, noi... Noi cosa? Abbiamo da fare, ma non mi ricordo che cosa. Don Eugenio. Buonanotte, amore. Buonanotte. Io leggo ancora un po'. Don Eugenio. E Sofia, e Sabrina, e Amina, Cosima. Non te l'aspettavi, eh? Di trovarmi lì a pulire i gabinetti. Vabbè, succede. Mio marito se n'è tornato al nord. Tanto non ci prendiamo proprio. E sua figlia, quella sciagurata dell'amica tua, te la ricordi, sì? Si è separata e si è messa con un sassofonista di Catania. E io sono rimasta in mezzo, una mano davanti e una di dietro. Beh, sono più le coppie scoppiate che le altre. Sai che Nicola ci siamo lasciati? Ma dai! Sembravate così innamorati. Lui è scappato con un'altra. Vabbè, però almeno il tuo lavoro, quello non te lo toglie nessuno. Io invece sto come da un falcuccio, qua domenica finisco. La prossima settimana rientra la titolare che si era operata d'appendicite. Mi dispiace. Che lo dici? Adesso sto cercando di entrare in un negozio di pizza e pasta, che le fettuccine mie, te le ricordi? Che le fanno resuscitare i morti. Però questi la tirano alle lunghe, io intanto tiro il collo. Dai, ti accompagno a casa. Grazie, accetto volentieri. Così almeno Suor Gertrude non si lamenta per l'orario. Chi è Suor Gertrude? Sì, c'ho una stanza in un pensionato di suore. Che cosa? Io da qualche parte dovevo risparmiare. Ho cominciato con la casa. Andiamo. A proposito, sono andata in discoteca. Ah, e com'è andata? Sono diventata mezza sorda e un ragazzino mi ha buttato addosso una consumazione. Guarda chi c'è. Buongiorno. Ancora non ho capito perché non l'hai denunciato per molestie. Perché mi diverto di più a tenerlo sulle spine. Quindi li odi ancora tutti? Chi è? Gli uomini. Credo di sì.
Elena, a te pesa molto vivere sola? No. No, io non credo di essere molto tagliata per la convivenza. Ho avuto delle storie anche molto belle. Alla sera mi fa piacere tornare a casa e dormire col mio gatto. Sai, lui non protesta se mi addormento con la TV accesa e con i giornali sul letto. Ma non soffri di solitudine? Quasi mai. Ho raggiunto un mio equilibrio. Che fai qua? Vado dai tuoi compagni, comincia a fare un po' di riscaldamento e comincia la partita. Se non faccio un gran gongong! Ma che dici? Sei col tuo personal trainer. Ti faccio fare 100.000 gol. Lo faccio così. Cosa c'entro io? So bene Eugenio, rosica, perché tu passi più tempo a casa mia che da lui. Don Eugenio non è sposato solo me con te, anche te con me. E quindi io ho promesso che alla partita venivo pure tu. Visto che hai comprato le magliette della squadra. Io? Quelle magliette? Con quei colori, bianco e giallo, ma cos'è, la bandiera del Vaticano? Ho sentito quello che ha detto il nostro benefattore, ma in questo caso il Vaticano non c'entra niente. Ah no? No. Siccome metà dei ragazzini sono della Roma, l'altra metà sono della Lazio, ho preso il giallo della Roma e il bianco della Lazio. Ho capito tutto. Con permesso vado a dare il calcio d'inizio. Prego. Giusto per sapere, ma ho comprato anche la divisa dell'arbitro? E anche quella dei guadalini e la tuta di Mario, che si è autonominato personal trainer di Shanghai. Basta saperlo. Ragazzi, fate vedere. Avvocato, non mi tocchi! Non mi tocchi, avvocato! Non ti sto toccando! Fatemi vedere, sono un infermiere. Che è? È solo una storta. Ma che storta? Si è fratturata la gamba! Ah, esagerato! Chiamando un'ambulanza! Chiama un'ambulanza! Sto lo zoppo per tutta la vita! Ragazzi, lui è stato addosso, fatelo respirare, su! Oh, mia zia Sara! Piano, dai, vieni qua. Un po' di pazienza. Ma figurati, Mari. Che botta che ho preso, ora devo tenere un mese sta cosa. Devo fare la fisioterapia. Ti hanno detto che la gamba tornerà come prima. Ma qua è il palazzo, che facciamo? Ingessiamo pure a lui. Ma che ingessiamo? Non ti preoccupare. Troviamo qualcuno che si occupa delle pulizie e che bada anche a te. No, avvocato, a casa mia non voglio nessuno. Però a me c'è voluto. Appunto, già siamo troppi. No, Mario, una badante ti ci vuole, guarda. Una badante? Chi deve badare? Che è vecchio? Ma no, dico, nel senso, una che si occupa di te. No, grazie, mi occupo io stesso di me. Ce stesso. La fai? Sì. Dammi una capo. Che dici? Bene così? Perfetta. Poi se non mi ricordo male, sto Mario c'ha un caratterino. Ma io non posso sbagliare niente, c'ho troppo bisogno di lavorare. Andiamo? Andiamo, forza. Vai. Sicura, eh? Forza. Andiamo. Di sicuro ti ricordi di lei? Sì, mi ricordo. Era una macchina vecchia, portava prosciutto e caciotte. Si chiama Aurelia. Aurelia. E siccome Aurelia sta cercando lavoro, io ho pensato che potrebbe sostituirti in questo periodo. L'ha pensato anche Alissa, però sei tu che devi decidere in ogni caso. Vi lascio chiacchierare. Grazie, Cosimo. Niente, a dopo. Ciao, bella. Senta, come prima cosa, la posta la distribuisco io. Come crede? Lei che prodotti usa per lavare le scale? I soliti. E poi tanto olio di gomito. Come orario facciamo dalle 7 alle 13 per tutto il palazzo. Invece per me per Shanghai 2 ore possono bastare. Pomeriggio libera.
Se è necessario posso fermarmi anche qualche ora in più. No, no, no. Io sono portiere, resto portiere. Certo. Lei è sottoportiere e 6 ore sono più che sufficienti. Per quanto riguarda lo stipendio? E Cosima ha parlato con Alissa. E che a me no, no, non mi hanno consultato a me. E Alissa l'amministratrice. Per le 2 ore che fa qua quanto le devo dare? Alissa mi ha detto che vengono coperte da un'assicurazione. Non ho capito bene, ma so che lei, Mario, non deve pagare niente. Buono, 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 buono. A carte sa giocare? Briscola, 3-7, Ramino. Scopone scientifico? No, oh, come no? Domani può venire. Bene, gliene sono grata. Questa notte un barcone di disperati è naufragato al largo delle coste calabresi. Molti di loro hanno tentato di fuggire alle forze della Guardia di Finanza impegnate a soccorrerli. Tra di loro molte donne e bambini. Dopo essere stati rifocillati, i 120 clandestini sono stati portati al centro di accoglienza di Crotone. Pronto? Sì, signora, sono Luca Ferrari. Ho una buona notizia da darle. È stata ritrovata la mamma di Mosè. E quando? La conferma l'ho avuta poco fa. Stanotte è naufragata una carretta del mare al largo delle coste calabresi. Tra i vari clandestini c'era anche lei. Ma io conto di portarla alla casa di Amina tra un paio d'ore. Grazie, dottor Ferrari. Grazie, e di che? Si figuri. Mi ci voleva proprio una buona notizia. Bene, allora ci vediamo più tardi alla casa di Amina. Eh? Grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Piccolo Mosè, tua mamma sta arrivando. Eccoci. Si vede niente. Lo sapevo che sbattevo io. Accendi un po'. Ecco. Oh. Quello là. Quello? Vai, apriamo. Ecco. Ecco. Eccoci. Quante belle cose. Guarda che bello questo. Ecco. Che carina, di Cosimo quando era piccola. Mm-hmm. Ma scusa, ma sto bambino che è maschio o femmina? Maschio, si chiama Mosè. E che mettiamo, il vestitino? In Africa si usa. Ah, perfetto. C'è pure questo, guarda che bello. Ho tirato su dalla cantina i vestiti di Cosimo bambina. Così la mamma di Mosè lo ritroverà con addosso i colori dell'Africa. Sono loro. Non è suo figlio, non è il bambino che lei cerca. Eppure la signora sembrava convinta. Mi dispiace, ma questo signore farà di tutto per aiutarti a trovare il tuo figlio. Venga, signora. Sì. E noi troveremo la mamma di Mosè. Lo so, me ne sento. Come farei essere così ottimista? Cosa avrei dovuto dirle? Mosè continua a non mangiare. L'unica è non disperarsi. E cosa stai facendo? Pulisco. Così? Lo vuoi fare bene? Allora devi fare un movimento da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, morbido, con un certo ritmo. Scienza della pulizia. Oh, forza. Vai. Oggi Francesca non può venire a fare la lezione delle 2. Mi chiedeva se tu... Mamma, non voglio sembrarti egoista, però veramente sono talmente giù che non riesco nemmeno a lavorare. Va bene una volta sola, però, eh. Buona giornata, belle signore. Buongiorno. Ciao. Chi è tutta sta confidenza, belle signore? Sono delle inquiline. Saranno inquiline, ma sono pure amiche mie. Forza, ritmo. Da destra a sinistra. Da sinistra a destra. Stiamo a far balletto russo. Sì. E bene. Bene. Allora mi raccomando, appena notizie chiamami subito, va bene? Ciao, ciao, grazie. Anche questa volta niente. È arrivata tanta gente senza nessun risultato. Meno di quanto lei creda, guardi. Soltanto il 10% dei clandestini arriva via mare. Il resto entra con un visto turistico e poi si ferma qui. Ma in questo 10% non c'è la mamma di Mosè. Magari ha rinunciato a partire. Oppure tre dispersi in mare e purtroppo ce ne sono ogni viaggio. Si è capito di che nazionalità è? Forse eritreo.
Senegalesi, forse libico, ma sicuramente africano. Dottor Ferrari, vuole un caffè? No, no, grazie, io devo proprio scappare. Allora, appena ho novità, mi faccio via. Stai tranquillo. Poverina la tua mamma. Me la sento. Io lavoro. Io lavoro. Tu lavori. Tu lavori. Egli lavora. Egli lavora. Sì. Verbo lavorare uguale al verbo amare? Certo. Io amo, tu ami, gli ama. Brava. Mio innamorato si chiama Nicola. Posso scrivere su un foglio Nicola, io lavoro e anche ti amo? Sì, è giusto. E posso scrivere anche Nicola, tu me manchi? No, devi dire Nicola, tu mi manchi. Sì, io devo andare, orario è finito. Signora, mi aspetta. Va bene. Sì. Io posso rimanere di più? È meglio che andate via tutti, la lezione è finita. Settimana prossima viene Francesco. Grazie. Signora. Grazie. Ho sentito entrare. Allora vieni. Dove? Ma come, te lo sei già scordato? Ci aspetta Rigoni per andare al cocktail con la moglie. Poi metteranno un po' di musica, si balla, insomma ci divertiamo. Rigoni non è mai riuscito a portarmi a ballare ai tempi dell'università, figurati adesso. Sua moglie Veronica dice che sono un po' in crisi, allora hanno bisogno della compagnia di amici. Dai, vieni, ci divertiamo. Mi dispiace per loro, ma... io credo che se la crisi è seria, una serata in un locale non risolve niente. Forse farebbero meglio parlarsi, non credi? Ho capito. Tanto lo so come sei che ti credi. Non ti sono mai piaciuti i rapporti sociali. Sociali sì, mondani no. Ah, non ricominciamo con la solita storia. Se ne parlassimo invece? Parlare di che? È sempre stato così tra di noi. Io spingo per uscire, vedere la gente, tu fai di tutto per restartene chiuso in casa. Però che ci posso fare? Ormai ti tengo così. Ciao. Sandra. Siediti un attimo, per favore. Che cosa c'è, Luca? Già non vieni, almeno non farmi fare tardi. Dimmi una cosa. Se io un giorno me ne andassi, tu che faresti? Ti hanno proposto una missione all'estero. Beh, le missioni all'estero portano sempre un avanzamento di carriera. Quindi mi sembra un'ottima cosa. Ciao. Passerò. Ah sì? Sì. E allora diglielo tu che le fettuccine le hanno inventate i cinesi e che vanno benissimo per esercitarsi coi bastoncini. No, no, invece lui si esercita col riso. No, si esercita con le fettuccine. Io un giorno mi eserciterei col riso e un altro con le fettuccine.
Benissimo. E allora oggi con le fettuccine? No, comincia col riso. No, comincia con le fettuccine. La presunzione è una brutta cosa. Forza, comincia col riso. Che cosa ci fai qui? Ho le chiavi. E siccome è qualche giorno che vuoi parlarti e tu non ti fai trovare, ho pensato di salire a aspettarti. E se non ero sola? Ti avrei detto lo stesso quello che mi sta sul stomaco. Cosima, attenta che il dolore non ti faccia diventare cieca, egoista, e che pensi solo a te stessa. Tutti quelli che non sei mai stata. Mamma, non ti permetto. Ma quale permesso? Sei o non sei un psicologa infantile che si occupa di infanzie in difficoltà? Sì. Beh, non è vero. Non è più vero! Alla casa di Amina c'è un bambino che da giorni e giorni rifiuta il cibo perché la crudità di questo mondo l'ha separata dalla sua mamma! E tu lo sai! L'hai anche visto! Non sei venuta neanche una volta a capire se si può fare qualcosa per aiutarlo. Sto passando un brutto periodo. Hai avuto un batosta sentimentale, d'accordo. Ma questa non è una buona ragione per fregartene degli altri. Per diventare indifferente. Nicola è partito, ma il piccolo Mosè è qui. E tu non senti la necessità di andare a vedere cosa si può fare. Adesso che mi sento peggio, mi sento meglio. Allora, sono venuta a iscrivermi alla vostra lista di volontari. Come semplice volontaria o anche come psicologa? Quello che vi serve di più. Alisa c'è? Sì, è di là con il pediatra. Vado un attimo. Già gli facciamo le flebo. Non potremmo aspettare un po' prima di fare l'alimentazione parenterale? L'idea di ficcare un tubo nel stomaco di un bimbo... Che invece di prendere peso, lo perde. Buongiorno. 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 Posso vedere Mosè? Certo. Quanto flebo deve fare ancora? Per oggi è finito. Comunque non mangia, però reagisce agli stimoli. Non mangia perché ha bisogno del seno della mamma. E se chiamassimo una balia? Potrebbe ricominciare da capo, come se fosse appena nato. Può essere un'idea. Una balia? Dove la trovo? Beh, mia sorella ha partorito 15 giorni fa e dà molto latte. Posso chiederle se è disponibile? Vado io. Invece, adesso, vediamo di fare un po' di nanna. Questa la cantava Cosimo quando era piccolina. Quando stavamo nella scatenata di Cusumano. Credi che la baia non serve più. Olè! Ecco qui. Con
Nei bicchieri di plastica, ma ce n'è per tutti. No, non posso bere questo. Sei ostelli? Magari è musulmano il pollo. C'è dell'aranciata e della birra anicolica. Beh, ora dovete raccontarci tutto. L'idea è stata del dottor Ferrari. Ha preso una foto del bambino pubblicata sui giornali il giorno dell'inaugurazione di casa di Amina. L'ha fotocopiata in non so quante copie. A Tripoli, il centro operativo del Viminale l'ha fatta circolare in tutti i villaggi da cui partono gli scafisti. La mamma di Mosè credeva che il bambino fosse disperso in mare. Invece poi, quando si è trovata in mano la fotocopia con il viso di suo figlio, ha chiesto un visto turistico ed è arrivata fino a qui. E adesso? E adesso Mosè non può certo affrontare un viaggio e quindi prolungheremo il visto della madre in modo che possa stargli vicino tutto il tempo necessario. Bravo, dottor Ferrari. Beh, io volevo scusarmi per il comportamento dell'altro giorno. Ma no, no, non c'è problema. E Luca, posso chiamarti Luca? Certo, certo. Qual è il nome vero di Mosè e la sua mamma? Io chiamo Meggis. Il bambino si chiama Yusuf. Ma da adesso chiamerò Mosè. Quando mi commuovo mi si appannano sempre gli occhiali. Ci vuole cambiare una gomma. Serve una mano? No, no, grazie, ce la faccio. Manca solo un bullone. Beh, se mi fa provare, magari. Vada a ripararsi, inutile star qui a bagnarsi in grazie. Due. Grazie. Io sono velocissimo, come un meccanico della Ferrari. Ci siamo. Adesso può andare. Non posso mollarla così, la porto a un taxi. Oh, se salgo le lago tutto il sedile. Glielo faccio ripagare il nuovo. La tasca lì. Sono i fazzoletti. Massimo Corsi. Cosimo Calangida. Calangida? È un cognome nigeriano. Lei come lo sa? Quando frequentavo l'università ho lavorato per una società di import-export per l'Africa. Io sono un analista. Immagino non psicanalista. Analista finanziario. Sì. E mi fa vedere un'azienda e io le dico quanto vale. Senta, non vorrei sembrarle invadente, ma così zuppo in queste condizioni è difficile con taxi mi carichi. Facciamo così, lei mi deve uno strappo a casa, proprio a 2 minuti da qui. E poi io mi sdebito in un modo a sua scelta, veramente, lo giuro. Bene, dove la porto? All'Aventino. Bene. Conosci la strada? Certo che la conosco.